Signora Ah, si questa chiama signora fa parte della Prologo da tanti Maristella anni. Marinelli. E che attività svolge questa signora? La signora è un'attrice e poi Ma fa come dei quadri. No, vabbè, fa parte del faccio un teatro po' di Città di Derby. teatro, ho sporcato qualche tela, faccio qualche poesia dialettale, ma faccio tante cose, ma tutte arraffata. È Beh, un'artista completa. diciamo, con la pretesa. E questo signore accanto invece? Io sono apprendista. Apprendista stregone? Cioè, scrittore. Quindi adesso ha pubblicato. Qualche cosa che uscirà fra 1 o 2 mesi. Come si chiama? Zimpirillo dei Conigli. Ho capito. La storia di un bambino dalla scuola elementare all'asilo fino alla terza, quarta media, che fino anche a 60 anni. Quindi è autobiografico, diciamo. Quasi. Bene. E questa signora? Lorena Falci Bianconi, scrivo poesie e racconti per ragazzi. Bello, molto bello. Ed è quindi socio della Proloco. E ha pubblicato queste Sì, raccolte. adesso l'ultima uscirà a febbraio, andrà alla Fiera di Modena. Come si chiama? Perché sei grande? Come si chiama lei, signora? Lorena Falci Bianconi. Bene, molto piacere. Il dottor Minelli. Ciro Canavicci, del pittore. E lei? Ciro Allora, Canavicci. ecco, e appunto lei ha uno studio a Terni? Io non c'ho lo studio, lavoro a casa. Ah, bene, quindi espone dove? Espongo con la O Prologo. con la Prologo, quindi avete una sala dove Beh, esponete? ogni tanto da una parte o dall'altra esponiamo, Bene. tipo, cioè una collettiva, Ho capito, quindi fa parte anche del direttivo, mi diceva, della Proloco. sì, Segretario. Complimenti. E grazie. questo signore Sono accanto? Maurizio Caranzani e anch'io dipingo, mi diletto a fare presepi, qualche scultura, tutto per passione così, senza nessuna E dove li espone? velleità. E in queste collettive vengono fatte a Terni, con la Prologo in primis e poi anche con altre associazioni che organizzano questi eventi. Bene, molto bene, tanto piacere. Questo signore accanto? Sono Fausto Alberto, De Terni. E di che cosa si occupa? Io sono ambientato, però mi diletto a fare pittore, diciamo, ma è un hobby che ho.